il professore Carmine Pinto, il direttore dell'oncologia medica dell'Arcispedale di Reggio Emilia, un altro IRCCS come il nostro. Si è laureato a Napoli e poi ha studiato e si è mosso, diciamo, molto nella sua carriera. E la cosa importante è che è stato fino a poco fa il presidente dell'AIOM, e ora è il past presidente dell'AIOM, e sotto la sua guida l'AIOM ha compiuto passi da gigante negli ultimi anni, e quindi veramente gli dobbiamo tanto per l'oncologia nazionale. Oggi parleremo di tumori gastrointestinali, in particolare del tumore del colon retto e del tumore gastrico. Sono neoplasie per le quali, in particolare per il tumore del colon retto, la buona pratica clinica e la ricerca ha prodotto molto. La malattia metastatica del colon retto, 20 anni fa la sopravvivenza era di 9 mesi mediana, 12 mesi 10 anni fa e oggi supera i 30 mesi. In questa malattia sicuramente è determinante l'introduzione e la caratterizzazione molecolare di quello che ha prodotto la ricerca per identificare marcatori molecolari che permettessero di selezionare i pazienti, in particolare per RAS e per BRAF, e anche HER2, che è un punto di vanto della ricerca oncologica italiana. E le novità oggi vengono dall'introduzione dell'immunoterapia. Oggi sappiamo che anche nella patologia colorettale abbiamo un sottogruppo di pazienti, quelli che hanno instabilità microsatellitari, che rispondono in maniera importante a trattamenti con anti-PD-1. Sono 800.000 casi all'anno nel nostro paese, sono il 4% del tumore colorretto metastatico, ma il vantaggio che può dare l'immunoterapia con anti-PD-1 o ancora meglio con associazioni di anti-PD-1 con anti-CTLA-4 è rilevante. Pazienti che sarebbero morti purtroppo dopo 7-8 mesi e anche meno possono superare le 104, le 110 settimane di vita in buone condizioni con sopravvivenze estremamente lunghe. L'altra patologia rilevante è quella gastrica, una patologia per la quale i progressi sono stati limitati negli ultimi anni, una patologia per la quale la mortalità è ancora molto elevata. Si riduce l'incidenza, ma questo è correlato ovviamente alle abitudini di vita globale della popolazione. La chemioterapia può aiutare il trattamento della malattia metastatica. Un sottogruppo di pazienti che sono gli HER2 positivi rispondono agli anti-HER2. E anche qua si sta lavorando per valutare immunoterapia soprattutto in quel sottogruppo di pazienti che sono i PD-L1 positivi e quelli che hanno una positività per l'HPV o che possono avere una instabilità microsatellitare. Studi promettenti anche qua con anti-PD-1 da soli o in combinazione con la chemioterapia hanno già dato i primi risultati incoraggianti e ne avremo sicuramente notizie nei prossimi mesi.